Amiche della Big Family, ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Io sono Valentina, questo è il mio canale TB6 Knits. Benvenute se non ci conosciamo ancora, bentornate se ci conosciamo già. Oggi, ragazze, vi presenterò Corteccia. Subito dopo la sigla. Valentina, Valentina che cuce la lana, cuce la lana, cuce la lana. Care amiche, che felicità essere qui a presentarvi il modello del mese. Ancora per un po' di tempo lo chiameremo il modello del mese, perché ci piace. Allora, se ancora non mi seguite qui su YouTube, mi raccomando, fatelo subito e attivate la campanella per essere sempre informate dell'uscita di un nuovo video. Poi, se volete seguirmi anche su Instagram per vedere un po' la mia quotidianità e delle bellissime foto, se volete seguirmi su Facebook dove c'è la pagina TB6 Knits e anche il gruppone Big Family, fatelo, mi raccomando. Su Ravelry trovate tutti quanti i miei modelli, questo compreso, e sono presente anche su TikTok. Se poi volete offrirmi anche un caffè con il coffee, trovate tutti i riferimenti qua sotto. Se farete una qualsiasi di queste cose, davvero mi darete una grandissima mano e mi aiuterete a sostenere la mia attività, e io vi dirò grazie. Ma cominciamo subito con questa meravigliosa presentazione. Allora, ragazzi, questa volta mi sono veramente impegnata perché vorrei farvi vedere che... Ah no, prima devo farvi vedere il maglione, le tonalità del maglione. Come vedete sono panna, color caramello, e marroncino, marron glacé. E allora io mi sono scatenata, ragazze, il piattino è giallo, non so se vedete, il dolcetto è al caramello che riprende le tonalità, speriamo che non parta via dal piattino, e beviamo anche un sorsino di moscato insieme. Poco, perché se no mi ubriaco. No, ok, ho capito, la forchettina è di più. Davvero ottimo, ottimo. L'ho preso dalla pasticceria Maritani ed è un dolcetto al dulce de leche. Tanto per la cronaca, se qualcuno volesse replicarlo. Bando alle ciance, ciancio alle bande! Incominciamo a parlare del nostro Corteccia, un maglioncino con lo sprone lavorato con la tecnica a colori a fili passati Bohus. Innanzitutto note sulla costruzione. Allora, si incomincia montando le maglie per il collo, per il bordo del collo, e lavorando un piccolissimo bordo a coste ritorte, che sono la mia firma, lo sapete. Immediatamente dopo, solo per alcune taglie ci sarà un giro di aumenti, e subito dopo questo giro di aumenti si iniziano i famosi giri a coste, a ferri accorciati. Ferri accorciati che serviranno ad alzare il dietro rispetto al davanti e quindi evitare quel fastidioso aspetto di coppino scoperto. Naturalmente, mentre io vi sto parlando, stanno scorrendo qui delle immagini, anzi un filmato nel quale potete vedere Corteccia come l'ho presentato anche su Instagram. È sempre complicato qui per me farlo vedere per intero, appunto su YouTube, perché lo schermo è posizionato in un modo diverso, e quindi mi sembra molto utile avere un riferimento filmato fatto in questo modo. Immediatamente dopo la sezione a ferri accorciati, che ci serve appunto per alzare il dietro rispetto al davanti, incominceremo la lavorazione Bohus. Allora, io non vi so dire quanto mi piacciono questi motivi. Una piccola digressione sulla tecnica Bohus. La tecnica Bohus è una tecnica di lavorazione a fili passati. Ne ho già parlato nel mio video sulla lavorazione a colori, se volete potete andare a sbirciare lì. Naturalmente è un tipo di lavorazione sul quale si potrebbe parlare tantissimo, e in effetti al workshop che abbiamo fatto a Bologna ne abbiamo anche molto parlato, ma
non è questo il momento, perché dobbiamo concentrarci su questo maglioncino in particolare. Vi basti sapere che è una tecnica svedese che appunto nasce nella regione del Bohus, che è una zona della Svezia, ed è caratterizzata dal fatto che si lavorano anche più colori ad ogni giro, anche 3 o 4, non solamente 2 come siamo abituati nel Ferail. E non solo, inserisce all'interno della lavorazione anche dei punti a rovescio, lavorati a rovescio, e così il tessuto che poi ne deriva è veramente molto particolare, ha una texture, si direbbe, no? Molto bella ed interessante. È proprio l'aspetto di questo tessuto che è tipico di questa lavorazione a fili passati, che non è una lavorazione semplicissima, ma che con un po' di attenzione può assolutamente venire eseguita dalle persone esperte nella lavorazione a colori con i fili passati. Ecco, questo è l'interno, come si presenta, è una lavorazione a colori, con i fili passati, né di più né di meno. Appunto, la particolare difficoltà è data proprio dalla gestione di 3 fili contemporaneamente. In questo caso la tecnica Bohus tradizionale ha ben più di 3 colori, che sono i colori che ho usato io, ed è veramente molto più complicata. Si possono lavorare anche 15 colori, anche 20 colori, proprio una cosa particolare di questo tipo di lavorazione. Noi in questo caso troviamo in corteccia una lavorazione Bohus semplificata, diciamo un modello ispirato alla tecnica Bohus vera e propria, anche se questi motivi, che sono dei motivi molto geometrici, molto semplici, ma sono ripetuti lungo tutto lo sprone, sono anche questi molto tipici, l'uso di motivi molto piccoli e geometrici è un'altra cosa che è tipica della lavorazione Bohus, quindi questo si avvicina veramente tanto. Anche l'uso del filato, un filato che abbia una certa ariosità e un certo pelo che venga sprigionato e che quindi renda un pochettino attenuati i contorni dei disegni, è un'altra cosa tipica del Bohus e che è una tecnica che io amo tantissimo. Mi piace davvero tanto perché è molto diversa come aspetto dai, diciamo, soliti, tra virgolette, modelli stranded, che peraltro io adoro oltre ogni dire e che mi piacciono tantissimo, ma questo è un tipo di lavorazione a fili passati che mi piace forse ancora di più. Arrivati alla fine della lavorazione dello sprone, in realtà abbiamo lavorato tutto quello che c'è da lavorare di complicato di questo maglione, e vi consiglio di prestare particolare attenzione, e alla fine dello sprone, mi raccomando, provatelo per vedere se il lavoro si adatta alle vostre spalle, si allarga sufficientemente a far entrare le vostre spalle e non sia invece troppo stretto. Se dovesse risultare troppo stretto, ahimè, non c'è null'altro da fare che disfare tutto e ripartire da capo, perché non è un tipo di lavorazione che si aggiusta con il bloccaggio e il lavaggio, assolutamente no. Come tutte le lavorazioni stranded, se risultano troppo strette voi dovete semplicemente disfarle. Non lo prendete come una sconfitta, è tutto esperienza, ragazze, e tutti noi lo abbiamo fatto, quindi tranquille. Dicevo, alla fine della lavorazione dello sprone noi lavoreremo un piccolo pezzo a maglia rasata e dopo inseriremo il secondo giro, la seconda sezione di ferri accorciati, che alzerà ulteriormente il davanti rispetto al dietro, scusatemi, viceversa, il dietro rispetto al davanti per la storia del coppino. Tante mi domandano: ma Valentina, perché hai diviso in 2 queste sezioni? Non sarebbe meglio farne una? Ragazze, no, secondo me farne 2 migliora la vestibilità del capo. Questo, dopo tante prove, ve lo posso dire, veramente, se voi fate questo, il capo è molto più bello indossato e si adatta molto di più alla forma del vostro corpo.
Poi ovviamente tutte le forme di corpo sono diverse, per cui se voi ritenete di non avere bisogno della seconda sezione ferri accorciati, non fatela e sarà bello lo stesso. Andiamo avanti. Arrivati alla fine della seconda sezione di ferri accorciati, dobbiamo semplicemente dividere le maniche dal corpo. Quindi mettiamo le maglie delle maniche su un pezzo di filo di scarto in attesa, montiamo le maglie delle ascelle e uniamo il dietro e il davanti. Cominciamo a lavorare in tondo, semplicemente a maglia rasata. Maglia rasata fino a raggiungere la lunghezza determinata, quella che volete voi, la lunghezza desiderata, e faremo un bordino molto piccolo, molto basso, uguale a quello del bordo del collo, sempre quindi a coste ritorte. Come unica ultima cosa riprenderemo le maglie delle maniche e lavoreremo con gioia queste maniche senza fare nessuna diminuzione fino alla misura del determinata, desiderata, e solamente in prossimità del polso faremo tantissime diminuzioni distribuite tutte nell'ultimo giro e poi lavoreremo un altro bordino, sempre a maglia rasata naturalmente, e avremo terminato il nostro maglione. Allora, alcune osservazioni. Dunque, modifiche, la prima ve l'ho già detta, potete evitare di inserire il secondo giro di maglia di ferri accorciati prima di dividere le maglie del davanti, del dietro, da quelle delle maniche, e misuratevelo e decidete. Potete decidere che non vi piacciono le maglie, le maniche così, cioè un po' largotte, che si stringono subito, subito in prossimità del polso, ma magari le volete tipo a tunica, a kimono, quindi senza le diminuzioni. Non fatele, va benissimo comunque, verranno molto belle lo stesso. Oppure potete dire che non vi piacciono comunque le maniche larghe e quindi potreste fare delle diminuzioni distribuendole lungo tutta la lunghezza della manica. Naturalmente ricordatevi di prendere nota di queste diminuzioni per riproporle nella seconda manica, perché sembra di no, ma qualche volta qualcuno si dimentica. Proseguiamo, potete anche allungare il maglione naturalmente se non vi piace così corto. Naturalmente tutte le modifiche che voi farete sappiate che andranno ad influire sul consumo del filato, per cui consumerete più o meno filato a seconda della modifica. Io lo so che lo sapete, ma io ve lo devo dire per evitarvi brutte sorprese. Infine, una piccola osservazione sul filato. Io ho usato il mohair cotton della Katia, della linea Concept. Allora, l'ho trovato tutto sommato un filato molto interessante, perché non è particolarmente caldo, però ha l'aspetto di un filato molto pesante. Allora, voi mi direte, perché questo dovrebbe essere un pregio? In realtà, fino all'anno scorso io sempre predicavo, mi raccomando, filati sottili, poco caldi, perché nel caldo delle nostre case, se no, non indosseremmo niente troppo pesante, fatto sta che da quest'anno, con l'emergenza energetica, questo fattore, diciamo, viene un po' a cadere, capito? Per cui quello che fino all'altro anno mi sembrava un punto di forza, quest'anno non lo è più tanto. Ecco, se fosse un po' più caldo, forse per le nostre esigenze sarebbe meglio. Tuttavia risulterà abbastanza caldo nella parte dello sprone, perché qua il filato viene raddoppiato, anche triplicato, per cui lo spessore del tessuto sarà bello ciccioso e vi terrà parecchio caldo. Lati negativi di questo filato, ed è per questo che che adesso facciamo questa piccola recensione, è per mettervi in guardia anche sulla lavorazione a colori con questo filato. È un filato che, avendo una percentuale molto alta di cotone, non è elastico, quindi attenzione quando lavorate questo tipo di lavorazione a colori, perché il tessuto potrebbe risultare veramente non elastico e far fatica ad adattarsi, no? Ecco, adesso io lo tiro e comunque vedete che un pochettino cede, tuttavia non cede tantissimo. Intanto perché alcuni giri sono lavorati con tre colori, in più mettiamoci che abbiamo anche il cotone che comunque trattiene, è rigido, non è per niente elastico, dobbiamo fare
particolare attenzione durante la lavorazione, e io questo ve lo devo dire. Inoltre, non nella parte dello sprone, ma nella parte del corpo e delle maniche che sono lavorate a maglia rasata, mi sono resa conto che, ahimè, questo filato gira, ovvero se voi vedete la maglia rasata non scende giù diritta così con le maglie belle diritte, ma le maglie tenderanno a fare così, cioè il corpo e la manica gira su se stessa, non so, non ruota, non lo so come dire. Se voi lo vedete dal vivo vi rendete assolutamente conto che è così. Questo probabilmente è dovuto ad una torsione sbagliata che viene data durante la fabbricazione di questo filato, ed è un difetto che, diciamo, che a questo punto potrebbe anche essere considerato anche abbastanza grave, tutto sommato, soprattutto appunto nelle lavorazioni a maglia rasata molto semplici o a coste, no? Tutto lavorazioni che non nascondono e non aiutano il fatto di rimanere in forma. Perché non gira qui in alto? Perché è lavorato in un altro modo, lavorando a colori, è tutto più sta tutto più insieme, no? Ecco, mentre da questa parte in giù, ecco, io ho dovuto bloccarlo in maniera anche abbastanza aggressiva, ritorcendo il capo su se stesso, girandolo, facendo scendere diritte le maglie, le colonnine, no, delle maglie, che sono tante V una sopra l'altra, e cercando di dargli una forma. Non è un difetto che si può migliorare col tempo, indossandolo verrà enfatizzato ulteriormente. E anche lavandolo bisognerà poi di nuovo fare lo stesso procedimento di ritorsione, e questo io lo segnalo perché, come si è sempre detto, non esiste un filato perfetto, bisogna sapere molto bene quali sono i pro e i contro, i difetti e i pregi di questo filato. Questi erano i difetti, diciamo. I pregi sono che è un filato comunque che ha un prezzo accettabile, è un filato che ha una buona composizione, è un filato che non è troppo caldo, non è troppo freddo, è un filato molto interessante da lavorare e dà dei bellissimi colori. Vi segnalo in particolare questo marrone freddo color marron glacé, che è veramente rarissimo da trovare, e poi c'è della stessa gamma, dello stesso tipo, c'è un rosso che è veramente strepitoso. Se l'avessi visto quella volta avrei scelto quello molto probabilmente. Bene, cara Big Family, io ora vi avviso che fino alla fine della giornata potete scaricare senza nessun bisogno di inserire coupon o codici sconto il nostro bellissimo Corteccia da Ravelry con il 20% di sconto, e non fatevi scappare questa occasione. Naturalmente io ora basta parlare, corro a sferruzzare, invito anche voi a fare altrettanto, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!